Ciao ragazzi, oggi vi parlo di un capo d'abbigliamento famosissimo nel ciclismo. Questa qui è la famosa, famigerata, discussa gabba di Castelli. Manica corta, è un capo davvero insolito, o meglio, non si capisce a che cosa serva. Siccome non si capisce a che cosa serve, io me la sono comprata e così cercherò di capire proprio in quale modo si utilizza. Allora, la prima sensazione appena ti arriva, appena la prendi in mano, è di estrema leggerezza. Questa giacca è una giacca a manica corta, pesa 255 grammi e si sentono che sono proprio pochi, pochi, pochi. È fatta in Gore-Tex e Windstopper, è leggerissima e dentro è appena appena felpata. È un tessuto davvero davvero particolare. Ovviamente Castelli è uno dei migliori produttori al mondo di abbigliamento e quindi fa sicuramente attrezzatura molto particolare. Io l'ho preferita prendere gialla fluorescente, la fanno anche arancione fluorescente, ma la fanno anche verde mimetica, nera e blu. Siccome questo è un capo da utilizzare con bassissima visibilità qua, cioè quando piovigina c'è quel tempo brutto, perché è un capo essenzialmente da acqua e vento, la cosa particolare è che è manica corta. Allora, diciamo che vedendola così e provandola, guardandola, secondo me questo è un capo che viene messo per i professionisti nello zaino da pioggia che hanno tutti sull'ammiraglia, e quando sono loro col corto, con l'abbigliamento corto, inizia a prendere aria, vento, acqua, freddi, loro dall'ammiraglia gli danno questo capo qui che li copre totalmente dall'acqua. Se voi andate a vedere sul sito di Castelli ci sono tutte le indicazioni, questo è veramente super traspirante e super idrorepellente, quindi in pratica è un keyway che traspira, una magia diciamo. Io oggi la provo con un tempo molto brutto, perché fuori è brutto, però la temperatura è alta, siamo sui 15-16 gradi. Questa giacca qui la danno dai 9 ai 16 gradi, quindi qui in Liguria si può usare veramente sempre. Manica corta quindi va abbinata ai suoi manicotti, ho preso sempre i manicotti di Castelli, che però oggi non utilizzerò perché con 16 gradi i manicotti felpati secondo me faccio troppo caldo e quindi balzo subito su dei manicotti della Decathlon, quelli che io adoro perché poca spesa, tanta resa, quindi userò quelli. Però adesso vi faccio vedere indossata com'è con i suoi manicotti. La giacca costa di listino 180 euro, perciò tenetevi forte. Siccome io non sono sponsorizzato da Castello, me la sono comprata acquistata su Amazon e l'ho pagata 160 euro, quindi 20 euro meno del listino. In descrizione vi lascio sia il sito ufficiale di Castelli dove vi spiega tutte le caratteristiche tecniche, sia il link di Amazon se volete darci un'occhiata o comprarla anche voi. Eccola qua, questa è la giacca indossata, come vedete ho i loro manicotti e come va ormai di moda, la manica corta comunque è molto molto lunga, derivando dai professionisti che hanno bisogno di spazio per gli sponsor, la manica corta è passata da più o meno questa lunghezza qui a questa lunghezza qui, proprio praticamente al gomito. Quindi hanno aggiunto praticamente tanto spazio così. Questo è perché su una divisa da gara avere uno spazio così in più per appiccicarci gli sponsor è fondamentale. Bene, allora, tanto tagliamo l'etichetta perché questa, senza dare danni, possibilmente. Voilà. Questo è tutto il cartellino. Allora, questa è la vestibilità. Io sono un po' fuori peso, quindi non è la giacca che fa difetto, ma sono proprio io che faccio difetto. La sto indossando con un paio di pantaloni neri, completamente neri, di X Bionic, e i suoi manicotti che, come vi dicevo appunto, adesso prima di uscire li sostituisco con quelli un po' più leggeri. Ora vi faccio vedere fuori come va. Io la indosso con sotto una l'intimo classico di X Bionic, ma può essere un intimo anche di Decathlon o un qualsiasi intimo, un intimo normalissimo, non termico né nulla. La bretellina e questo. La cosa incredibile è che voglio capire un attimo solo con questo, perché credetemi, è leggerissima, proprio sottilissima. Voglio vedere come si starà. Come vedete, anche la cerniera è completamente gelata, perciò se piove
Si va così e boh, andiamoci a fare un po' un giretto su strada. Vi faccio vedere anche la visibilità di questa giacca in una giornata come oggi un po' scura. Andiamo. Adesso ci sono 15 gradi, ma io a 9 gradi non so se avrei tutto sto caldo. Comunque sono appena partito, siamo appena partiti, magari c'è da scaldarsi un attimo. Penso che a livello di visibilità non ci siano dubbi. In questa situazione ci sono 11 gradi, sto scendendo su asfalto abbastanza forte. È come avere la mantellina. In salita è come avere una mezza stagione senza mantellina. Quindi direi che è una situazione interessante. Allora, è vero che la gabba l'ho presa gialla fluo per la massima visibilità, ma stamattina ho fatto una cazzata, perché quando c'è questo tempo qua, o meglio, oramai sempre, su strada la metto sempre la luce dietro, in mountain solo quando c'è questo tempo. Oggi mi sono dimenticato e mi sono già pentito. Visibilità sull'abbigliamento quando questo tempo qua è fondamentale, ma avere una luce dietro, ragazzi, oramai dovrebbe essere un must per tutti. Proprio clima da gabba, va. Wow, ultima cosa ragazzi, una cosa sul capo. Mi dà l'idea di essere un capo che va mantenuto caldo, quindi quando fa veramente freddo bisogna menare, tenere il ritmo cardiaco alto e tenerlo caldo, perché così è perfetto. Ma secondo me se vi fermate tipo a un bar 10 minuti, un quarto d'ora, quando uscite solo con questo, mi dà l'idea che si raffredda troppo. Va bene, va molto bene se appunto mantenuto alto di temperatura, allora dentro fa un guscio che è fantastico, leggerissimo. Io per come vado io in bici, cioè non mi fermo mai, sono davvero contento dell'acquisto. Bene, spero che questo video vi sia stato utile. Ciao.